Antonio Candela, in questo momento mi trovo in Basilicata a Potenza, sono amministratore di alcune società che lavorano in svariati settori qui in Basilicata. Nello specifico ci troviamo in questo momento, come dicevi tu, all'interno del Coming Center, che è uno dei progetti che abbiamo sviluppato con la società, una delle società che si chiama Universo Sud. È un co-working, si chiama Coming Center, ma è un po' particolare perché non è un co-working in cui ci occupiamo di incubare imprese o start-up o quant'altro, ma è un incubatore, noi diciamo, di persone, cioè ci occupiamo di costruire cultura di impresa, soprattutto perché a queste latitudini, culturalmente e storicamente, in qualche modo non abbiamo nel nostro DNA il codice genetico di avere quella capacità di sviluppare subito, quasi da zero, progetti di impresa. Noi lavoriamo molto sulla costruzione delle competenze verticali, ma soprattutto orizzontali, le famose soft skills, proprio per aiutare tutti i nostri utenti a costruirsi quel DNA, quelle competenze che poi li aiutano, insomma, in qualche modo a sviluppare idee di impresa. Oggi però, diciamo, il tema che voglio toccare oggi e che molto spesso è fuori dalle dinamiche di ragionamento classiche, sono le competenze legate all'etica, le ethic skills, le chiamo, se ne parla tantissimo, soprattutto in America, in Europa un po' meno, anche perché il tema dell'etica legato al lavoro molto spesso è un tema che viene messo in secondo piano. Io ritengo invece che prima ancora di parlare di competenze trasversali o di competenze verticali, quando si va alla ricerca di un lavoro, quando si avvia un progetto di impresa o quando ci si candida a un'offerta di lavoro, si avvia un proprio progetto personale da freelance piuttosto che da libero professionista, credo che le competenze più importanti, lo dico anche da datore di lavoro, siano le ethic skills, cioè tutte quelle competenze che sono legate all'etica. Io oggi ho preparato una decina di suggerimenti più che di linee guida. Sono suggerimenti che vengono fuori un po' dall'esperienza di 10 anni da quando ho iniziato ad aprire la mia azienda, la Universo Sud, oggi, e che in qualche modo sono dei suggerimenti che voglio donare a voi. Il Coming Center, come sai, è fin da subito aderito al progetto di rinascita digitale, siamo tra i primi che hanno voluto condividere questo straordinario lavoro che state facendo, e su questo abbiamo avuto già la presenza di una nostra collega Stefania Clementi, che qualche settimana fa ha parlato di alcuni temi che riguardavano attività sempre legate, diciamo, alla costruzione di competenze. Oggi vi parlerò di etica e lavoro, per cui vado a bomba e spero vi sia interessante, e ovviamente scrivetemi e condividetemi tutte le vostre considerazioni, le vostre opportunità. Ovviamente l'etica non è una cosa recente, una cosa che fin dall'antica Grecia, insomma, in qualche modo si metteva al centro rispetto a quello che erano i comportamenti umani, a quello che era il modo di vivere nella comunità e nelle attività anche all'epoca lavorativo. È un tema che negli anni ha sempre avuto un'attenzione particolare. Purtroppo il nostro paese, anche a livello di scuole di insegnamento dell'etica e dell'educazione civica, in qualche modo, secondo me, ci ha rimesso quando l'ha tolta dai programmi culturali, e oggi ci ritroviamo a intercettare, come mi capita spesso, tante persone in qualche modo che hanno tante competenze, ma poi non riescono in qualche modo a costruirsi un comportamento sempre corretto e lineare nelle cose che fanno. Per cui io ho fatto questa sorta di 10 consigli che vi voglio donare. Partiamo subito con il primo, anche perché è molto attuale, quello della presenza. Probabilmente molte delle cose che dirò vi sembreranno banali, ma vi assicuro che nella mia esperienza di HR, anche per aziende per le quali facciamo dei servizi, non sono affatto banali e sono al centro poi della dinamica e del ragionamento che si fa quando, ad esempio, si vuole ricercare una nuova risorsa da inserire nel proprio staff e nel proprio organico. Per cui la prima cosa importante è la presenza
e quotidiana, corretta, molto spesso si arriva sempre con 10 minuti di ritardo al lavoro, invece si dovrebbe arrivare con 10 minuti di anticipo, si va via prima e si sottovalutano le attività che si fanno. E oggi più di prima, nel tema che riguarda causa Covid, l'utilizzo massivo dello smart working, che poi in realtà, se ci pensiamo bene, molte aziende hanno declinato il tema dello smart working come una sorta di grande fratello che ti controlla mentre stai lavorando da casa, magari con una telecamera o qualcosa. Non è proprio quello il concetto, però in generale sullo smart working ovviamente presuppone un corretto comportamento quando attraverso questo strumento di lavoro sostanzialmente da casa o in altri spazi, una persona deve tenere bene in considerazione, deve in qualche modo mettere al centro del suo modo di come ci si approccia al mondo lavorativo, sia quando si lavora presso un'azienda, sia quando soprattutto si fa attività da freelance. Pensate alla capacità di organizzarsi il lavoro e di rispettare tempi, orari, attività che vanno programmate. Su questo poi ci saranno alcuni consigli andando avanti. Ovviamente il secondo tema di carattere generale è l'onestà. Ora, mi rendo conto che anche questo sia un tema che qualcuno di voi potrebbe pensare ovvio, in realtà non lo è affatto. È molto importante il concetto dell'onestà all'interno delle, soprattutto delle organizzazioni, quando si lavora su prodotti e su processi. Bisogna essere leali e trasparenti nei confronti dell'organizzazione e dei clienti, ovviamente, e cercare sempre di avere quel delta di umiltà, di capacità di capire e cogliere dagli altri quelli che sono consigli, suggerimenti, ma anche imparare dagli altri come ci si muove all'interno del lavoro, quali sono le condizioni che permettono di poter fare un buon lavoro, perché poi alla fine il nostro obiettivo è l'obiettivo dell'azienda, o nel caso in cui magari state cercando un'opportunità di lavoro, è sempre lo stesso. Io nella mia vita non ho mai conosciuto un imprenditore sano, e sottolineo sano, che decida di licenziare qualcuno, di chiudere un rapporto di collaborazione con qualcuno perché non è produttivo o perché non è capace nel suo lavoro. Molto spesso succede perché si fa un po' i furbi, e quindi si fa un po' i furbi sia quando si lavora nelle aziende, sia quando si lavora da freelance. Ovviamente è un canale biunivoco. Quando sottolineavo prima il tema del concetto onestà e anche imprenditore onesto, vale anche per l'imprenditore che ci sia questa capacità. Quindi tutto questo decalogo e queste regole ovviamente non valgono solo per chi ci sta cercando lavoro, chi lavora presso un'azienda o chi fa la libera professione, vale anche e soprattutto per chi, come nel mio caso, ha delle responsabilità nei confronti dei propri clienti o dei propri collaboratori. Il terzo ovviamente è il team working. Saper lavorare con tutti, anche con quelli che in qualche modo non abbiamo affinità, insomma non andiamo d'accordo, non ci piacciono, magari non condividiamo il loro modo di lavorare, è un tema sul quale bisogna ognuno di noi lavorare e migliorare. Bisogna affinare la nostra capacità di lavorare in gruppo, anche perché lavorare in gruppo riesce a rendere il lavoro migliore e ti permette di avere quella capacità poi di stare su più progetti e quindi in qualche modo di avere quella capacità di multitasking che ovviamente è assolutamente presente nelle donne, perché sono da sempre più bravi dei maschietti, soprattutto nei lavori soprattutto nella capacità di avere delle capacità sulla capacità di lavorare su più progetti, però da questo punto di vista migliorare la nostra capacità per valorizzare sia le nostre capacità da singolo, ma anche le capacità di gruppo aiutano molto il lavoro che facciamo tutti i giorni e in qualche modo restituiscono anche un risultato importante per il nostro potenziale capo, per il nostro potenziale capo ufficio, ma anche migliorare la capacità di lavorare con tutti gli altri all'interno
di un processo, di un progetto. E quindi qualche volta si deve anche accettare il compromesso sano per capire come lavorano gli altri, per farsi capire rispetto a come lavorare noi, per trovare un punto di incontro e migliorare ovviamente i risultati sui progetti e sui processi che seguiamo. L'appartenenza, questo è uno dei temi che mi piace di più. All'interno delle strutture, come leggete, lavorative, si dà molta più libertà ai dipendenti, ma non è sempre così. Il tema dell'appartenenza è un tema fondamentale, voi l'avete visto sicuramente nelle centinaia ormai di lezioni su rinascita digitale, su webinar che si fanno sul concetto di branding delle aziende. Ormai, come sapete tutti, l'immagine di un'azienda non passa più solo ed esclusivamente sulla capacità di raccontare meglio il suo brand, molto spesso, anzi oggi più che mai, passa sulla capacità che i dipendenti o le persone che lavorano su quel progetto siano in grado di raccontare quel progetto e di sentirselo proprio. Quell'appartenenza è un'appartenenza sulla quale bisogna lavorare molto ed è fondamentale quando si fa un racconto poi di un brand, di un prodotto, di un processo. Ovviamente poi ci sono delle regole classiche, va rispettato il senso comune del pudore, è fondamentale l'igiene personale. Le buone maniere sono tutti temi che molto spesso si sottovalutano e che creano e innescano poi quelle difficoltà o incrinano quei rapporti professionali che molto spesso fanno la differenza se poi in gruppo, da freelance, nell'impresa, sei in grado poi di portare quel delta in più al tuo cliente, quindi di fare un lavoro qualitativamente molto più alto, oppure con l'insorgere di questi problemi, in qualche modo anche il potenziale cliente o il potenziale progetto ne risente. Per cui l'appartenenza è un concetto sul quale tutti quanti dovremmo cercare di avere l'attenzione giusta. Vedete, oggi è fondamentale che le persone che lavorano per un'azienda innanzitutto vadano a lavorare in un settore, in un progetto o in un processo che amano fare. Oggi, se siete alla ricerca di opportunità di lavoro, così come non bisogna più aspettarle, ma costruire i presupposti per andarle a intercettare, è fondamentale, se ami quello che fai, raccontarlo. Io su questo, diciamo, molto spesso faccio l'esempio di come la gestione dei social, la gestione dell'ipercomunicazione ci ha portato alla non capacità o la incomunicabilità tra le persone. Io faccio un uso molto professionale dei miei strumenti social. A tal proposito, ovviamente, mi trovate su Facebook e su LinkedIn, soprattutto se volete contattarmi. Ma è un tema fondamentale. Raccontare giornalmente quanto sia bello lavorare su un progetto, su un processo o in un'azienda, facendo cogliere il senso di appartenenza che si ha verso quella azienda è il modo migliore per raccontare la qualità di quello che stiamo facendo, perché emerge il gruppo rispetto al singolo, perché emerge la qualità del gruppo rispetto al singolo e soprattutto emerge il brand. E quel brand è figlio delle persone che lavorano su quella attività. Siamo al punto 5, l'atteggiamento. L'atteggiamento, come sapete, è fondamentale sia quando lavori in un'azienda, sia in questo caso, voi sapete i dati che stanno uscendo, che sono straordinariamente paurosi, nel senso sono dati che molto preoccupanti. Nei primi 4 mesi ci sono 500.000 persone in Italia che hanno smesso di cercare lavoro, entro la fine dell'anno ci saranno più di 2 milioni di posti di lavoro che si perderanno. In tutto questo marasma, l'atteggiamento e rimanere sempre positivi, quello di in qualche modo lasciare a casa o lasciare fuori dallo schermo, in questo caso, i propri problemi personali o la propria, perché ci sta che in qualche modo qualche giorno non si è sempre positivi o non si riesce a stare sempre col tema dell'ottimismo, ma qua stiamo parlando di professione, stiamo parlando di progetti, stiamo parlando di processi sui quali noi dobbiamo in qualche modo sempre trasmettere la positività, non solo verso il nostro potenziale cliente o verso il nostro
verso il nostro servizio che stiamo offrendo, ma anche e soprattutto quando si lavora in gruppo è essenziale rimanere positivi e costruire un pensiero positivo collettivo, perché di questo se ne beneficia ovviamente sia da un punto di vista personale e professionale. Stiamo vivendo questi 3-4 mesi che in qualche modo io stesso, che sono abituato a lavorare al contatto quotidiano con le persone, mi reputo un animale sociale. Ho dovuto io stesso lavorare molto su come sto cambiando il mio modo di lavorare, il mio approccio con le persone. Quello che mi ha aiutato molto è la capacità comunque di rimanere sempre positivo e di trasmettere quell'ottimismo anche nel marasma di quello che stiamo vivendo. Non lo dico io, l'hanno detto persone molto più importanti di me, dalle grandi crisi nascono grandi opportunità. Non è una frase fatta, se voi ci pensate bene, questo Covid nella sua tragicità ha prodotto tantissimo potenziale di opportunità. Il tema è riuscire ad avere la mente lucida e l'ottimismo per mettere al centro una buona idea e quella per seguirla, oppure lavorare molto sul proprio personal branding e cercare di intercettarle quelle opportunità che in questo momento si stanno generando e sui quali noi dobbiamo porre l'attenzione giusta. Il fatto che il progetto Rinascita Digitale sta dando una marasma di contenuti da questo punto di vista, quella già è un'opportunità, perché in qualche modo hai il tempo, probabilmente finalmente nell'era in cui continuiamo a rincorrere le macchine, quindi abbiamo ridotto il tempo che doniamo a noi stessi, questo tipo di attività è un'opportunità, per cui è fondamentale tenere bene alta l'attenzione da questo punto di vista e lavorare molto sull'atteggiamento. Molto, molto sull'atteggiamento. La produttività. Bisogna essere produttivi. Non lo dico solo perché magari qualcuno di voi lavora per un'azienda, ma magari qualcuno di voi sta immaginando di poter avviare un proprio progetto personale. La produttività è figlia ovviamente della capacità di lavorare su sistemi complessi, la capacità di analizzare progetti complessi e di spacchettarli in progetti più elementari, ma la cosa più importante è la gestione del tempo. La gestione del tempo è diventata fondamentale ed è diventata fondamentale anche quando si lavora presso un'azienda. Riuscire a costruirsi, a lavorare da questo punto di vista con un'attenzione particolare, con un'organizzazione metodica sul tempo, scusatemi, ci permette di essere più produttivi. Quindi non è una questione di quanta mole di lavoro fai, ma la qualità che riesci a mettere. Per cui, per quanto mi riguarda, scusatemi, bevo un po' d'acqua. Per quanto mi riguarda, la gestione del tempo è fondamentale. Per cui ritorniamo a fare quelle piccole cose che per chi come me è nato nel 1980 facevamo. Un bel foglio di carta, un bel taccuino, una bella matita, una bella penna, appuntiamoci le cose che dobbiamo fare. La mattina rivediamoci le cose che abbiamo scritto a inizio settimana, facciamo una check di quello che è stato fatto e di quello che non abbiamo fatto e appuntiamo dove abbiamo sbagliato e come potevamo migliorare quel processo per avere una gestione migliore del tempo. E poi a fine settimana rileggiamoci a mente fredda gli appunti che abbiamo preso. Questo ci permetterà di riappropriarci di un modello di gestione del tempo migliore e soprattutto di continuare, continuare e continuare a migliorare il nostro processo lavorativo, sia all'interno di un'azienda, sia all'interno di un team che fa parte di un'azienda, sia quando lavoriamo da freelance e lavoriamo su tanti progetti. Ma anche se siamo in questo momento alla ricerca di lavoro, dobbiamo avere una capacità di impostarci bene e gestire bene il nostro tempo, quindi lavorare molto specificatamente quando ricerchiamo un'offerta di lavoro. Il tema di spammare ormai con i CV ovunque, quella roba lì è morta ormai da 10 anni, molti di voi ormai già lo sanno. Quando ci si candida un'offerta di lavoro, bisogna lavorare singolarmente sull'idea che si ha su quella impresa. Per cui bisogna lavorare con un'offerta e una proposta di CV con un modello che sia in grado di rispondere alle esigenze che ha quell'impresa, conoscere prima quell'impresa, andare a indagare che cosa cerca e magari presentarsi durante il colloquio di lavoro, sia online che offline, magari con un suggerimento rispetto a un progetto o un processo che stanno sviluppando. Questo perché in qualche modo ci permette
noi stessi di misurarci rispetto a quello che sono le nostre competenze, anche capire se quello che poi scriviamo nel CV realmente poi è quello che siamo in grado di fare, e lo dobbiamo poi avere la capacità di essere in grado di trasmetterlo a chi ascolterà, la nostra proposta. Su questo bisogna molto lavorare sulla gestione del tempo e capire in che cosa siamo in grado di lavorare e come riusciamo a lavorare in quanto tempo su quel tipo di processo, di aspetto. Vado avanti, ovviamente la capacità di organizzative, quello che dicevo prima, il multitasking, la capacità di lavorare su mille progetti, avere l'accortezza e la cura di poter lavorare su quei progetti in cui siamo realmente in grado di dare il nostro contributo. Abbiamo bisogno di organizzarlo rispetto al tempo, questo contributo. È inutile buttarsi a capofitto, lo dico da freelance, ma anche all'interno delle imprese, per dimostrare al nostro capo che ci siamo sempre e comunque su tutti i progetti e poi non siamo in grado di gestirlo o di portare quel valore aggiunto. Quindi su questo dobbiamo imparare molto dalla capacità che hanno le donne da sempre sul fatto che sono in grado di lavorare contemporaneamente su molte più cose. Noi maschietti dobbiamo migliorare da questo punto di vista, ma per migliorare dobbiamo avere anche l'accortezza, la sincerità di andarci a inserire su progetti in cui siamo in grado realmente di portare un valore aggiunto, programmando ovviamente le nostre attività, vale quello che ho detto prima, la gestione del tempo, e concedendoci, come ho scritto, almeno 10 minuti per fare il punto sui compiti svolti e su quelli da svolgere. Questo ci aiuterà molto a capire in che cosa stiamo sbagliando, in che cosa dobbiamo migliorare, quali sono gli strumenti a cui dobbiamo attingere per migliorare le attività che facciamo. Non è ormai fondamentale le competenze che hai, quelle verticali. Faccio sempre lo stesso esempio, quando mi trovo in aula con i miei colleghi. Di ingegneri, io sono un ingegnere del settore edile, di ingegneri ce ne hai quanti ne vuoi. Ma di quelli che hanno poi delle competenze specifiche, quelle trasversali, lavorare in gruppo, l'analisi di progetti complessi, il team working, eccetera, sono elementi sui quali fanno la differenza quando, ad esempio, io devo fare la selezione per un'unità lavorativa presso le mie aziende o presso altre aziende. Ancor di più è la capacità di avere il rispetto, la sincerità, la capacità di gestire il proprio tempo, che sono quelle competenze, secondo me, che sono ancora più rare e sui quali bisogna fare uno sforzo ancora più ulteriore, perché sono competenze che vanno continuamente allenate e in qualche modo misurate sul campo. Per cui c'è bisogno di tanto tempo e di metodo. Il metodo lo dobbiamo acquisire e lo dobbiamo migliorare. Otto, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma su questo si apre una finestra enorme. Comunicazione. Quanto è essenziale oggi la comunicazione? Non solo quella che noi costruiamo tutti i giorni e che utilizziamo con gli strumenti che abbiamo per raccontare quello che facciamo, ma quanto è importante la comunicazione tra persone, la comunicazione tra colleghi. La capacità di imparare e controllare i nostri atteggiamenti negativi. Quante volte ci è capitato di parlare male di un collega, parlare male di un collaboratore, parlare male di un'attività all'interno dell'azienda e abbiamo tante volte taciuto per timore di segnalare alla persona, al nostro capo ufficio, al nostro amministratore, cosa c'è che non va. Questa roba è assolutamente fondamentale, rientra esattamente nella capacità di avere un'etica corretta sul lavoro e verso le persone. Questo tipo di attenzione è fondamentale. Su questa, molte aziende, molte collaboratori hanno perso un'opportunità per migliorare il processo nella propria azienda. Non ha senso parlare male di un nostro collaboratore o di una persona che lavora con noi. Lo so che è molto più difficile sottolineare le cose, questo sta nella capacità di avere quel compromesso giusto rispetto a come noi raccontiamo le cose, di
sottolineare l'aspetto positivo di quel collega e di raccontare in qualche modo qual è l'atteggiamento che secondo voi deve migliorare per migliorare il processo all'interno dell'azienda o all'interno del lavoro di processo che facciamo. E quando è fondamentale far percepire, anche rispetto al racconto del personale, quando andiamo alla ricerca di lavoro, qual è il nostro modo di impostare da questo punto di vista il nostro atteggiamento. E sulla comunicazione si gioca la partita più grossa, sia se stai sviluppando un progetto di impresa, sia se lavori su un'impresa, sia se vuoi avviare un tuo progetto personale, sia se in questo momento vuoi parlare di un tema che ti appassiona e che magari può migliorare il tuo personal branding. È fondamentale. Sulla comunicazione provo a segnalarvi qualche piccola regola che secondo me è importante. Ovviamente imparare a parlare è fondamentale. È fondamentale quando quando devi presentare un progetto, quando devi presentare una candidatura, quando devi lavorare in un'impresa. Ed è fondamentale conoscere a chi ti stai rivolgendo, quindi capire prima e conoscere bene prima i tuoi colleghi. Prima di dire qualcosa, conoscere bene qual è l'atteggiamento del tuo datore di lavoro, conoscere bene qual è la tua audience, quali sono i tuoi potenziali clienti, chi sono le persone che ascolteranno le cose che dici. È fondamentale. E bisogna partire ovviamente dai propri colleghi, cercare di ispirarli, di offrirgli un punto di vista alternativo. Ovviamente sempre e comunque nella direzione professionale del miglioramento del lavoro. Attenzione, io non sto facendo un ragionamento sul rapporto interpersonale o amichevole che si ha con una persona. Qui stiamo ragionando sull'etica e sulla comunicazione che si deve avere professionalmente nel proprio ambito lavorativo. Non c'è modo migliore, ovviamente, di imparare questi strumenti e questi atteggiamenti sulla comunicazione che è l'esercizio. Quindi, lasciando perdere quei pochi dotati e illuminati che riescono a braccio a parlare e a raccontare di tutto, e molto spesso diventano tuttologi, e quindi da quei lati positivi poi diventano negativi perché parlano di qualsiasi cosa, è fondamentale conoscere e prepararsi con largo anticipo quello che si vuole raccontare. Provarselo da soli, magari con un amico, un collega, davanti a uno specchio, davanti a un gruppo di amici con i quali hai più affinità, magari nel tuo gruppo di lavoro, perché poi dovete presentare il progetto all'azienda oppure un potenziale cliente. Queste sono tutte azioni che vengono fuori e che sono fondamentali solo se si continua a fare esercizio continuo. Gli strumenti cambiano, le piattaforme cambiano, i processi cambiano, ma il modello è sempre lo stesso, quello di continuamente esercitarsi e migliorare. Ovviamente evitate come la peste di scimmiottare o di copiare, copia e incolla, quelli un po' più bravi o quelli che in qualche modo vedete sulla rete, che sono sempre e comunque presenti, che raccontano e sono bravi a parlare, che hanno un'impostazione di voce, un'impostazione. Ognuno di noi deve costruirsi il proprio stile. È fondamentale anche per chi ti guarda dall'esterno, per chi in questo momento cerca una persona, un collaboratore, in qualche modo vai innanzitutto sulla rete, vai a vedere il tuo profilo social, quello Facebook, quello LinkedIn soprattutto. Riuscire a costruirsi e a immaginarsi un proprio stile ci permette di avere quella dote in più rispetto alla massa che in questo momento si muove. Essere un po' più unici, quindi costruirsi il proprio stile, il proprio modo di parlare, nel bene e nel male, il proprio modo di argomentare i nostri temi e di lavorare in questo senso. Poi è strategia, ovviamente sempre comunque strategia lavorativa, ma deve essere una strategia lavorativa sana, eticamente corretta. Per cui preparatevi quello che dovete fare, magari se ci sono opportunità perché vi sentite molto a vostro agio, preparatevi una presentazione oppure preparatevi un testo che dovete in qualche modo leggere, sul quale ogni tanto dovete buttare l'occhio, oppure imparate quello che dovete dire. L'importante è essere corretti e avere una comunicazione con un nostro proprio stile personale. Questo ci aiuterà molto e farà
passare l'idea che abbiamo un corretto atteggiamento quando lavoriamo con le persone, che quindi non abbiamo niente da nascondere, che quindi in qualche modo siamo porosi. A me piace molto questo termine, non trasparenti, porosi, cioè facciamo passare le cose che professionalmente dobbiamo far passare, mettendo da parte la parte nostra personale, ma che sia che faccia percepire l'unicità, la correttezza che noi mettiamo ogni qualvolta lavoriamo su un processo. Ovviamente non c'è nulla di più stressante, di più brutto, di più complicato quando dobbiamo lavorare, quando dobbiamo avere un corretto utilizzo, anche per in qualche modo dimostrare che su quel processo, su quel lavoro ci abbiamo messo anima e corpo, no? E lavorare bene da questo punto di vista è ovviamente la parte tecnica. Quindi controlliamo tutti, microfono, schermo, o come abbiamo fatto con Rinascita in questi giorni, controlliamo tutto quello che dobbiamo fare perché ci teniamo e dobbiamo far passare, la sensazione e, il concetto che stiamo lavorando perché amiamo quello che facciamo, perché siamo felici di quello che facciamo, perché siamo ottimisti in quello che facciamo e lo facciamo non dovendo poi subire lo stress che magari il microfono non funziona, il collegamento salta o roba del genere, soprattutto in questo periodo di lockdown in cui, ahimè, per me e per voi non riusciamo ad avere un rapporto sempre e comunque in presenza. Ovviamente il 70% della comunicazione avviene in maniera non verbale, per cui è fondamentale anche da questo punto di vista allenarsi. Allenarsi. Quello che ti dice che è una cosa banale, che lo fanno tutti, in realtà la maggior parte di noi si prepara sempre tutto per bene prima, nei gesti, nelle parole, nelle espressioni del viso, nel modo in cui ci si veste, rispetto a chi abbiamo di fronte. Questo non per mascherare o avere un comportamento eticamente non corretto rispetto agli altri, è esattamente il contrario. Proprio perché rispettiamo il gruppo, il lavoro, le persone, i clienti, dobbiamo essere assolutamente bravi nel costruirci la nostra checklist di cose che dobbiamo tenere bene in considerazione nel famoso taccuino di prima e che dobbiamo acquisire come metodo. Questo per portare al massimo della qualità e del rapporto sano e etico nei confronti degli altri di quello che è il nostro modo di lavorare e la qualità che noi vogliamo esprimere, sempre e comunque nella correttezza e nel confronto con tutti gli altri. Per cui su questo bisogna allenarsi e testare sempre e comunque le nostre abilità comunicative. Nessuno nasce imparato, come si dice da queste parti, nessuno nasce con il Vangelo in tasca, bisogna sempre e comunque lavorare da questo punto di vista, cercando sempre e comunque di migliorare. Questo è un tema sul quale viene fuori dalla capacità di miglioramento che abbiamo. È fondamentale, ovviamente, quando ci si misura, quando si parla in pubblico, quando si espone un progetto, quando si vuole essere chiari nei confronti degli altri, farsi capire bene, essere lineari nei ragionamenti, essere corretti in quello che si fa, ovviamente è fondamentale l'aspetto della comunicazione. E su questo l'utilizzo dei tempi comunicativi. Una delle cose che consiglio a tutti quanti, anche se lavori nella comunicazione, lavori nel settore dell'ingegneria, piuttosto che nel settore dell'automazione industriale, piuttosto che altri settori, una delle competenze trasversali che consigli è se avete una passione del teatro, eccetera, andate lì, perché lì impari molto i tempi comunicativi, impari molto come stare da questo punto di vista e come far emergere la tua qualità, la tua professionalità. Per cui è importante, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, riuscire in qualche modo a cogliere l'attenzione degli altri. Voi sapete che ci sono studi su questi che ci raccontano la curva di attenzione quando cala, come migliorare e riportare l'attenzione del nostro pubblico, del nostro cliente o del gruppo di lavoro in cui lavoriamo, quando ad esempio lavoriamo per molte ore e facciamo brainstorming, quando è fondamentale, insomma, in qualche modo le pause, il tono di voce, l'atteggiamento e le parole giuste nel momento giusto. Sempre e comunque non costruendo all'Italian style un modo per
diciamo, trovare la scorciatoia sulle cose. No, questi sono temi che in qualche modo nell'etica professionale e nel mondo del lavoro sono fondamentali, non perché ci dobbiamo mostrare più bravi di quando siamo, ma proprio perché dobbiamo sottolineare la bravura che abbiamo, e lo dobbiamo fare però con un metodo e una metodica che molto spesso non curiamo, molto spesso improvvisiamo, molto spesso correndo da una parte all'altra, da un progetto all'altro, sottovalutiamo, e in qualche modo, secondo me, quella è una scorrettezza nei confronti di chi si aspetta da noi. Se gli diciamo che in 48 ore facciamo un progetto, poi non lo dobbiamo, come si dice da queste parti, arronzare, o dobbiamo in qualche modo farlo in maniera superficiale. Quella è il modo migliore per avere un corretto rapporto e un'etica sul lavoro che in qualche modo poi viene premiata. Vi assicuro che le imprese, o chi cerca lavoro, chi fa selezione del personale, le premia e le mette innanzitutto avanti rispetto a tutte le altre. Ovviamente questo vale sia e soprattutto nel rapporti con quando si va a fare un'attività di presentazione di progetto, quando si parla con un cliente, o quando magari si va a un colloquio di lavoro. È fondamentale come si stabilisce il contatto tra queste persone, quindi avere un atteggiamento positivo, guardare negli occhi le persone, organizzarsi visivamente l'aula, le persone, magari la platea, perché si fa un pitch di una cosa importante, eccetera, organizzarsela mentalmente e essere in grado in qualche modo di sempre e comunque guardare negli occhi le persone, perché si è consci e coscienti della materia che si vuole offrire, che si vuole raccontare, o il progetto su quale abbiamo lavorato, di utilizzare il tempo che abbiamo per raccontare in maniera migliore quello che facciamo. Questo lo dobbiamo soprattutto se ci rivolgiamo a clienti, fornitori, persone che in questo momento hanno bisogno del nostro lavoro, del nostro know-how, delle nostre competenze, e questo è fondamentale per avere una nostra immagine e trasmettere una nostra immagine quanto più professionale, quanto più qualitativamente alta, ma soprattutto quanto più corretta possibile. Ovviamente la padronanza della materia è fondamentale. L'ho detto in tutti questi 38-39 minuti che mi sono preso con voi. Non parliamo di cose che non conosciamo, non facciamo i fenomeni. Cerchiamo di avere la correttezza di parlare su cose che conosciamo, su materie sui quali abbiamo lavorato e abbiamo buttato il sangue e il tempo, facendo anche ora tarda la sera o levataccia la mattina, ma cerchiamo di parlare sempre e comunque di cose e di materie per cui non solo siamo padroni, le abbiamo seguite fino in fondo, ci siamo tolti i dubbi su tutto. Questo lo dobbiamo al nostro cliente, al nostro fornitore, al gruppo di persone con cui lavoriamo. E se non conosciamo qualcosa, non è peccato alzare la manina e chiedere di più, chiedere di avere una spiegazione migliore. Questo, vi assicuro, per quanto mi riguarda, è un valore aggiunto e fondamentale nella valutazione del personale, del processo, del prodotto, del progetto, che innanzitutto tengo in considerazione. Se si è padroni della materia, ok. Se non lo si è o non si è riusciti a esserlo per quel momento, in quell'orario, in quel giorno, in quel luogo, abbiamo la correttezza di dirlo e di dire che abbiamo bisogno di 24 ore in più di tempo per lavorare su quell'aspetto. In questo modo vi assicuro che verremo premiati in tutto quello che facciamo, e che molto spesso questa azione viene totalmente sottovalutata e diamo un'immagine di noi che non è più basata su quelle regole dell'etica e del lavoro che oggi, in questo tempo, in questo mondo, in questo luogo, ormai sono fondamentali. Mi accingo ad arrivare verso la fine. Ovviamente il tono della voce, il volume, la gestualità, quando fermarsi, quando fare quei 2-3 secondi di silenzio per ripartire sul ragionamento, sono tutte tecniche e strumenti che si apprendono. Ci sono tanti webinar a cui potete accedere, guardate gli altri come fanno. Non copiateli, ma guardateli, capite la loro tecnica. Su questo riuscirete ad avere una vostra capacità di essere migliori e di proporvi in maniera migliore nei confronti degli altri. Ovviamente, come sto facendo io in questo momento, come mi segnalano anche da Rinascita Digitale,
la correttezza anche del tempo che ci viene assegnato, di rispettarla, di lasciarvi qualche minuto prima per eventuali feedback su quello che fate. Non necessariamente li dovete chiedere, perché è bruttissimo quando chiede una persona, ci sono domande. Se le domande ci sono, qualcuno le farà perché ha avuto interesse a seguirti. Rimarcare se ci sono domande è un po' come dire, non mi avete ascoltato, datemi un momento di celebrità se mi fate una domanda intelligente. Se ci sono domande, chiedetele, però calibra il discorso rispetto al tempo che ti viene dato. Questo perché è una mancanza, sforare o andare oltre, una mancanza di rispetto verso le persone, verso i colleghi, verso il potenziale cliente o verso l'azienda per cui vi andate a proporre. Ovviamente chiedete i feedback solo se alla fine dell'evento ci sono il tempo per le domande. Se domande non ci sono, pace, finite, perché alle volte uno è anche imbarazzato nel porvi delle domande. Quando finisce quell'attività, quando vi fermate con i vostri colleghi rispetto all'impressione che avete dato del vostro progetto, chiedeteli sempre i feedback. Questo perché sono quelle appunti che voi metterete nella vostra agenda settimanale e che poi leggerete a fine settimana, che vi permetterà di capire dove state sbagliando, capire dove migliorare, capire come trasmettere in maniera migliore tutto quello che fate. La cooperazione, io vengo dal mondo della cooperazione, la Universo Sud, la prima società che ho aperto è una cooperativa. Credo che sia il modello di business che nel passato ci ha aiutato, nel presente sta reggendo botta e sarà il modello di business dell'impresa del futuro. Ormai non esiste più, come negli anni 80 e 90, il one man show, l'imprenditore illuminato alla Olivetti che arriva e cambia il territorio. Sarà ancora più fondamentale invece la capacità delle imprese di fare sistema e di lavorare con gli altri. Si può essere complementari a molte altre aziende, non si è onniscienti su tutto. Bisogna avere la capacità, il rispetto delle norme, il rispetto delle altre aziende e anche l'umiltà di lavorare insieme agli altri. E ovviamente di non abusare della nostra posizione, ma in qualche modo di costruire quella relazione che secondo me è una relazione sana e che è a vantaggio del rispetto di quello che facciamo. Piuttosto preferisco perdere qualche cliente, ma di lavorare con tutte le altre aziende a un progetto un po' più interessante, ma farlo nel rispetto e nell'etica di quello che stiamo facendo. Rispetto. Rispetto è l'ultimo concetto sul quale mi vorrei soffermare. È una parola che probabilmente a molti di voi risulterà strana, nel senso che ognuno di noi pensa di avere rispetto nei confronti degli altri, ma è la parola che in questo momento più di tutti e tutti chiedono nelle cose che facciamo tutti i giorni. Il rispetto per se stessi, per i colleghi, per il manager, per l'azienda, per il cliente, quando si lavora insieme agli altri, quando si vuole sviluppare una propria idea. Bisogna lavorare al massimo delle proprie capacità, ma avere rispetto, umiltà e voglia di imparare. Non si finisce mai di imparare, non è una frase fatta, ma è la realtà in questo tempo, ancora di più. Siamo la generazione che vincolata a continuare a migliorarsi e a imparare sempre e comunque, prendere sempre e comunque le critiche senza fare dietrologia, quelle critiche sane, ma io mi prendo tutte le critiche, ma innanzitutto prima di chiedere il rispetto per degli altri, rispetto in azienda, dobbiamo essere noi in grado di fare il compito, quello di avere rispetto verso gli altri e di lavorare molto su questo aspetto. È una cosa molto complicata. Una cosa che a tutti è capitata almeno una volta in un processo, in un progetto, in un prodotto, in un'azienda, con un cliente, di averci a che fare, per noi sarà fondamentale ed è fondamentale per tutti lavorare su se stessi da questo punto di vista. Se teniamo a mente un po' questi suggerimenti che vi ho dato e lavoriamo su queste cose, la nostra capacità di sviluppare le ethic skills, quindi le competenze sull'etica e sul lavoro con le persone, e nelle imprese saremmo sicuramente persone non solo migliori, ma professionalmente saremmo lavoratori migliori che aiuteranno non solo la nostra azienda, ma non solo noi stessi, ma anche il territorio e il paese in cui lavoriamo. Io ho fatto i miei 45 minuti come ci eravamo detti, ho cercato di restare nel tempo che mi era stato concesso.
Ovviamente, se avete da scrivermi o da chiedermi qualche suggestione, qualche suggerimento, di farci una chiacchiera, di capire in che modo, anche rispetto all'esperienza che ho, all'esperienza che avete, come costruirsi un atteggiamento migliore, questa è la mia email. Mi trovate ovviamente su tutti i canali, su LinkedIn e su Facebook. E grazie per l'opportunità, per il tempo che mi avete concesso. Grazie, grazie mille a te Antonio. Seguiamo magari il tuo suggerimento di chiudere se non ci sono domande. Per adesso non ne sono arrivate, ma sono arrivate un paio di considerazioni, per cui invito il pubblico se ha domande a farle in questo momento. Simona dice: sposo al 100% l'idea di un rapporto etico al lavoro, ma dissento sui risultati. L'onestà e la sincerità spesso non pagano, soprattutto in ambito lavorativo. Correttezza dei dipendenti è spesso direttamente proporzionale a quella del datore di lavoro. Sei d'accordo? Vuoi... Sull'ultima sì, l'ho detto all'inizio, è bionivoco il rapporto e il canale. Sulla prima un po' meno, perché probabilmente sono in un contesto lavorativo in cui il datore di lavoro, che ha la responsabilità, non ha la capacità di sottolinearli questi aspetti e quindi di premiarli. Siamo in un paese in cui gridiamo al mondo merito, merito, meritocrazia, e poi non c'è. Quello che posso dire è che se avete l'opportunità, capisco il momento, ma bisogna andare a lavorare nei luoghi in cui queste opportunità e questa etica sul lavoro è forte. Ne va anche dalla nostra qualità della vita e qualità del lavoro. Se abbiamo questa opportunità, perseguiamola. Se non l'abbiamo, cerchiamo di raccontarla, di utilizzare le parole giuste nei confronti degli altri. Ma vi assicuro che quando io torno a casa e ho una corretta etica sul lavoro, anche se non vengo premiato, dormo meglio rispetto agli altri, e questa è la cosa migliore che mi permette di lavorare con una qualità maggiore rispetto a quello che faccio. Maria Daniela sottolinea il concetto da te spiegato e dice: bello questo concetto dell'etica che passa anche attraverso la correttezza dell'azione, la dedizione e il rispetto verso il proprio lavoro e quello altrui. Grazie Antonio. Grazie a te. Per cui ti sono arrivati anche i ringraziamenti. Antonio, non vedo arrivare domande, per cui andrei verso la chiusura. Io ti ringrazio per quest'oretta che ci hai dedicato e ti ringrazio anche perché con Coming Center siete stati tra i primi a decidere di far parte, supportare e promuovere e aiutare a crescere la rinascita digitale stessa, per cui il mio ringraziamento va a te, oltre per questo webinar, anche per questa attività e collaborazione da nord a sud, che è nata più o meno quando è nata la rinascita digitale. Per cui io ti ringrazio anche per questo e per il Io supporto. ringrazio voi per l'opportunità. Per me è l'esempio di come quello che ho cercato di dire in questi 3 quarti d'ora è l'esempio sul quale noi abbiamo voluto fin da subito condividere con voi questa esperienza, non solo per il progetto che avete messo in piedi e che noi sposiamo a 360 gradi, ma anche per costruirlo, quel filo reale, virtuale, tra nord e sud, tra il merito, tra le competenze, per raccontare un po' quello che succede nei nostri territori, per mettere al centro il rispetto delle cose che facciamo. Ne abbiamo tantissimo bisogno. Io nella mia vita professionale mi occupo di tutt'altro, ma ho voluto fortemente, e sto lavorando da tanto tempo, proprio sui temi dell'etica e del lavoro, perché ritengo che prima di chiedere agli altri quel cambiamento sociale e culturale che è nei nostri territori, pensa un po' al nostro territorio a sud, che è un po' più complicato per una questione al contorno molto più complessa, prima di chiedere agli altri lo dobbiamo fare noi. Quel cambiamento, quella rivoluzione culturale, sociale, professionale ed economica che chiediamo al nostro paese parte dal granello di sabbia, dalla goccia d'acqua che noi rappresentiamo rispetto al mare delle cose che bisogna fare. Su questo io insisto e continuo a dire che alla lunga verrete premiati, e la mia esperienza mi dice, e l'ho vissuto sulla mia pelle, che alla lunga poi la testardaggine e il rispetto per le cose portano i risultati. Grazie di nuovo infinite per quello che ci avete dato e per l'opportunità di essere a questo fianco.